Tra poco Belén Rodríguez torna in televisione. Dopo anni in Mediaset e una lunga pausa, il 20 novembre la showgirl argentina sarà al timone di Amore alla prova, la crisi del settimo anno, programma della prima serata di Real Time in cui sarà coinvolta nel tema delle crisi relazionali e matrimoniali, di cui è decisamente esperta. Con Belén Rodríguez arriva il nuovo appuntamento che svelerà ogni segreto, si legge a corredo del promo del programma. Protagonisti del programma 4 le coppie in difficoltà, di cui ogni coniuge avrà la possibilità di vivere per 14 giorni con un altro partner per mettersi alla prova. Al timone Belén Rodríguez, che alle spalle ha numerose crisi di coppia e addii. E a proposito di ex, in questi giorni la showgirl argentina è stata paparazzata con un suo ex. Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese avvistati insieme al parco. Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese sono stati avvistati insieme al parco insieme alla figlia Luna Mari. Una situazione che fino a poco tempo fa sembrava impossibile, perché tra i due, dopo l'addio, le cose non sono andate bene, anzi. Lei era anche sbottata sui social. Succede che quando uno non ha un'occupazione rompe le scatole a chi ce l'ha. Non gli è bastato andare al Grande Fratello grazie alla sottoscritta. Antonino Spinalbese aveva replicato con lungo post, poi l'avvocato di Belén Rodríguez era intervenuto parlando di polemica diffamatoria e di tribunale. Ora tutto è cambiato, per il momento, e il settimanale oggi ha beccato i due al parco insieme alla figlia. Giochi, chiacchiere, risate, una normalissima passeggiata domenicale al parchetto. Foto che non sono normali non solo per la fama dei protagonisti, ma anche perché Belén e Antonino erano arrivati ai ferri corti proprio per Luna Mari. Lui accusava la showgirl, parliamo del dicembre 2023, di non permettergli di vedere la figlia nelle festività, lei furibonda aveva agito con un «ci vediamo in tribunale». Acqua e mesi passati, evidentemente. La ritrovata sintonia è vera. Belén e Spinalbese hanno sì visto i paparazzi, ma molto dopo che loro si erano appostati per fotografarli, erano affettuosi per davvero, si legge ancora.